Il presidente della regione Marco Marsiglio, con una lettera inviata alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto lo stato di emergenza in Abruzzo per la crisi idrica. Il governatore, nella lettera, spiega che il territorio abruzzese è interessato da un lungo periodo di siccità, causato sia dalla eccezionale scarsità di precipitazioni delle ultime stagioni autunnali e invernali, sia dalle temperature rilevate costantemente più alte della media, che hanno determinato tra l'altro una evidente riduzione dei flussi idrici superficiali e conseguentemente un'esigua disponibilità di acqua negli invasi e nelle falde idriche. Nella missiva il presidente Marsiglio ha scritto che la situazione è inoltre aggravata dai rilevanti afflussi turistici della stagione estiva, soprattutto nella fascia costiera della regione, con un aumento considerevole del carico antropico, unitamente ai fabbisogni stagionali dei settori agricoli e zootecnico. Questa regione, ha concluso il presidente, di concerto con le prefetture territoriali, si è attivata nell'immediato per far fronte al grave scenario emergenziale in atto, che risulta evidente nella relazione pervenuta dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile e dal Dipartimento Territorio Ambiente, frutto di una ricognizione presso i gestori del servizio idrico. Si chiede pertanto per l'intero territorio della Regione Abruzzo, e far data dal 1 luglio 2024, la dichiarazione dello stato di emergenza. Gli stessi sindaci hanno provveduto lì dove possibile con autobotti per l'emergenza idrica che tocca la nostra regione. Chieti è tra le città interessate e il sindaco Diego Ferrara commenta la richiesta di Marsiglio. È un atto di grande responsabilità dopo che da settimane, se non da mesi, tutti i sindaci segnalavano le grosse difficoltà dei propri territori e dei propri cittadini, difficoltà alle quali i sindaci da soli non avrebbero mai potuto rispondere adeguatamente. Speriamo in una risposta celere e positiva da parte della Presidenza del Consiglio nazionale per interventi soprattutto strutturali e quindi non a spot. Per una emergenza, quella dell'approvvigionamento idrico, che sta diventando purtroppo un problema planetario. Noi sindaci del territorio siamo e saremo sempre in prima linea a Chieti. In particolare abbiamo attivato a livello del COC, cioè del centro operativo comunale, due funzioni di assistenza alla popolazione, pronto spesa e pronto farmaco, per quei pazienti e quelle persone, quei cittadini vulnerabili e anziane che con le temperature così alte di queste settimane non possono uscire.